Qua. Cominciamo col preparare gli gnocchi. Abbiamo cotto tre belle patate, eccole qua, e abbiamo predisposto un pochino di farina a fontana. Abbiamo bisogno del nostro schiacciapatate o anche di un passaverdure, o lo potete schiacciare anche con la forchetta, non ci sono problemi. Schiacciate le vostre patate. Abbiamo fatto anche le patate. Oppla, fatto. Perfetto. Abbiamo schiacciato le patate. Mettiamo un pochino di sale. Mettiamo anche un uovo. Ciao Giovanni. Benissimo. In pochi minuti i nostri gnocchi sono pronti. Ciao Lisa. Grazie, ciao. Ecco qua, come vedete, veloce, veloce, veloce. L'abbiamo già fatto. I nostri gnocchi in poco tempo sono pronti. Poi li lasceremo riposare un pochino. Nel frattempo che riposano il nostro impasto, andremo a preparare il nostro condimento. E lo prepareremo con le vongole, buonissime, e i funghi porcini. In bianco li facciamo senza pomodoro. I nostri gnocchi sono belli e pronti. Ciao a tutti! Ecco fatto. Via. Tutto pronto. Avete visto quanto ci vuole poco? Pochi minuti e il nostro impasto è bello e pronto. Adesso lo lasciamo riposare un pochino e poi li andremo a tagliare. Andiamo a preparare il nostro condimento. Adesso ci spostiamo un attimo, facciamo un attimo di spostiamo la telecamera e ci posizioniamo dall'altra parte. Eccoci qua, ci siamo spostati. Benissimo, ecco qua. Ecco che abbiamo inquadrato la nostra nuova postazione di lavoro. Quindi abbiamo bisogno di aglio, peperoncino, olio. Le nostre ricette, mi raccomando. Arrivo, ragazzi, arrivo subito. Mi sono persa qualcosa. Grazie.
sale per il disagio, ma arrivo subito, immediatamente. Eccole qua, trovate, si erano nascoste. Prendiamo un altro pochino di aglio, che quello non basta mai. Eccolo qua. Bene, qui abbiamo bisogno di funghi porcini. Vanno bene anche quelli surgelati, non vi preoccupate. Le vongole, no, rigorosamente le nostre belle vongole veraci fresche, mi raccomando, fatele sfurgare bene, sennò vi dà fastidio la sabbiolina che è all'interno. L'acqua per i gnocchi già sta bollendo. Procediamo. Apriamo le vongole. Ecco la nostra padellina. Mettiamo la nostra padellina sul fuoco. L'olio. L'aglio. Aglio, peperoncino e ricetta, facciamo soffriggere, dopodiché andremo a mettere le nostre vongole. Okay. Non dovranno aprire troppo, cuocere troppo, mi raccomando, sennò vanno ad asciugarsi. Poi vedremo come far prendere sapore al nostro piatto. Ok, il peperoncino, non troppo, sennò copre i sapori. E le nostre ricette, ecco qui, perfetto. Adesso lasceremo soffriggere un pochettino. In un'altra padellina più piccolina, eccola qua, ecco la nostra padella, facciamo cuocere i nostri funghi. No, perché Roberta non mette tutto insieme? Perché Roberta non mette tutto insieme? Perché se mettiamo tutto insieme si vessa tutto quanto e non prende sapore. Oh, eccola qua, la mia cucchiarella preferita. Eccola qui. Anche per quanto riguarda i porcini, mettiamo un pochino di aglio. L'olio l'abbiamo messo. Attenzione con la fiamma, non fate schizzare, se no prende un po' di sciolto, ogni tanto da poco si sciolga. Schizziamo, Il nostro pezzettino è pronto, siamo quasi pronti per scegliere le nostre vongole. Onde evitare di mandare tutto a fuoco, faccio così. Ecco qua. E facciamo aprire le nostre vongole. Siamo pronti con i nostri funghetti. Ecco, mettiamo i nostri funghi. Perfetto. Fate regolare per bene e si assicurerà un bel sapore. L'acqua che è consumata la rimediamo, ecco qua. Benissimo. Ecco qua. Come vedete molto molto semplicemente, nulla di particolare. Un po' di pezzino, un po' di sale,
poi metteremo un pochino di vino bianco, andremo a sfumare con un pochino di vino bianco. Ecco le nostre belle nere, guardate un po' che spettacolo. Appena appena un pochino di vino, eccolo qua, e lasciamo sfumare un attimino, dopodiché le potremo togliere anche i nostri funghi, un po' di vino per i funghi, e voilà, tappano nel combustibile. La cottura delle vongole è già andata, a posto così. Tempo di far sfumare un attimino il vino e sono pronte. Come vedete non è un piatto che richiede molto tempo. I gnocchi, con i minuti li abbiamo fatti, più del tempo è cuocere le patate, fissare le patate. Però quelle le stanno da sole, una volta che le avete messe in cottura vanno da sole. Poi mettiamo sulle vongole. Qua. Perfetto. Ok. Possiamo togliere le vongole dal fuoco, sono pronte. Eccolo qua. Ora ne prendiamo un pochino e le facciamo leggermente raffreddare perché le andremo a pulire. Ora vi faccio vedere come far insaporire di più le nostre vongole, dare più carattere al piatto. Questa è un wok, una salsa pasta, come volete chiamarlo. Ok, un pochino di olio. Questo procedimento, aglio, peperoncino, aricette, lasciamo soffriggere un pochino. I nostri funghi sono quasi pronti, stiamo terminando la cottura. Ma quante patate sporca, Roberta? Tante! Però ne vale la pena. Ecco si fa. Benissimo, ci siamo. Un cioccino di peperoncino. Due fettine di acciuga, tempo di friggere, questi sono già pronti, ecco il cotto, già stavo rotolare per venire anche la sfoglia, ok. Andiamo ad aprire le nostre vongole, togliamo le nostre vongole. Sempre veloci, Benissimo, ci siamo.
Ora metterete le vongole pulite direttamente nel soffritto. Attenzione agli schizzi, mi raccomando, muniti di vento verso, in questo modo. Attenzione, gli schizzi schizzano dannatamente, fate molta attenzione. Finiamo, tanto continua a friggere. Aggiungiamo le nostre vongole, le nostre vongole. Ecco qua. Possiamo aggiungere tutte le nostre vongole, o se volete fate il contrario, fate quella più grande. Ok, bene. Eccolo qua, mettete tutto insieme. Basta semplicemente preparare i nostri gnocchi e li andremo a mantecare in padella. Cosa sempre importante, come vi dico sempre, mantenete l'acqua di cottura, tanto li andremo a scolare direttamente dalla pentola e li mettiamo in padella. Vedete che poi, con morbido la farina, andrà a pregolarsi insieme a tutti gli ingredienti. Abbiamo quasi fatto. 2 minuti che facciamo gli gnocchi e ci trasferiamo di nuovo, un bel piatto da portata, eccolo qua, pronto, e così serviamo i nostri gnocchi. Ci spostiamo di nuovo, 2 secondi di pazienza. Eccoci qua, eccoci qui davanti ai nostri belli gnocchi. Allora, prendiamo un coltello adatto, anche questo va bene. Ecco il nostro impasto, infarinate dal vostro tavolo, insieme, se volete farle anche le chicche di farro, anche le chicche di farro sono molto salute. Ecco. Come vedete, non ci sono niente. Andremo a salare l'acqua, gli gnocchi, sapete bene come vengono su a galla, sono cotti, sono pronti. Abbiamo già finito, avete visto?
Veloce, veloce, veloce. Allora, prendiamo un acquapone, mettiamo il sale. Ora ci trasferiamo di nuovo, eh? Non tanto ci fa venire mal di mare, ma no. Ecco qua il nostro attrezzino. I nostri gnocchi, eccoli qui. Gli gnocchi vanno fatti e cotti. Se li volete preparare prima, li potete sbollentare, li potete semplicemente lessare e poi dopo potete condirli a tempo liquido. Non c'è nessun problema. Però l'importante è non potete farli e lasciarli sul tavolo, perché purtroppo la patata è ricca di liquidi e andrà a tirare fuori tutta l'acqua che contiene e si appiccica tutto. Eccoci qua, ci siamo, abbiamo finito di fare mille giri, siamo pronti. Ok, benissimo, ecco la nostra padella, i nostri gnocchi, la merenda gialla, eccoli qui, siamo pronti. C'è un profumo indescrivibile, mi spiace per voi che non potete approfittarne. Vedete? Si vede che è bello cremoso. Mettiamo anche gli altri, diciamo che ci mangiano 4-5 persone, poi dipende da quanta fame hanno, diciamola così, dipende da quanto sono affamati i vostri commensali. Poi dopo con calma mi metterò anche le dosi, così avete tutta la ricetta pronta. Sì, Ruth, grazie. Sì, è delizioso, ti posso assicurare che sono molto buoni. Provaci. Ecco qua. Poi la prossima volta faremo un altro primo piatto con il pesce. Abbiamo delle lungine. Spaghettone, adesso vediamo, che andremo a cuocere direttamente nella padella con il sughetto dei molluschi. Metteremo casolari, pozze e vongole. Ecco qua, come vi dico sempre, non buttate mai l'acqua di cottura,
perché vi occorre per mantecare. Assorbire bene tutto il condimento agli gnocchi. Bene, il nostro piatto è pronto. Avete visto? Ci abbiamo messo pochissimo a prepararlo. Adesso lo andremo a mettere su un buon piatto di portata. Eccoci qua, siamo pronti. Quanto ci abbiamo messo? Pochissimo, quindi per fare un buon piatto non ci vuole molto tempo, ve lo posso assicurare. Ecco qui, vedete come si è bello premolato? È bello legato. Ok, ecco qua. Ecco fatto. Mettiamo un po' di prezzemolo. Quanto gli piace a Roberto il prezzemolo, tanto. Però col pesce ci va. Ecco fatto. Benissimo. Ecco qua il nostro piatto. Guardate un po', vi piace? A posto e buon appetito, in questo caso a me. Grazie di tutto, buona giornata e alla prossima ricetta. Dimmi Ruth. Tutti a tavola a mangiare, sì, benissimo. Un bacio, un abbraccio a tutti voi e ci vediamo alla prossima ricetta.